Vigili del Fuoco, SAG, Fessoccorso Alpino e Villa Taranto hanno firmato un protocollo d'intesa per la ricerca di dispersi in montagna, primo caso in Italia. L'intento è quello di intervenire al meglio nel minor tempo possibile in caso di emergenza. Con questo piano di protezione civile, ha detto il prefetto Eugenio Lita, miglioriamo il coordinamento. Si tratta di creare una rete nella quale ciascuno mantiene il proprio ruolo. Primi passi ufficiali per il tavolo istituzionale del master plan turistico della città di Omegna. La prima riunione si è tenuta lunedì sera in sala giunta e ha visto la partecipazione di rappresentanti dei vari gruppi consigliari, di esponenti di Confcommercio, Federalberghi, commercianti di attività legate al turismo. Raffaella Varveri, consigliera comunale della Lega, è stata nominata presidente della commissione. Riaperto al traffico pedonale il ponte sul torrente San Giovanni a Intra, il quartiere da tempo chiedeva la realizzazione dell'opera. I lavori sono iniziati lo scorso mese di marzo, inizialmente erano stati stimati 30 giorni di lavoro, la struttura era però compromessa e ha richiesto maggior tempo. Le assi marce sono state sostituite e tutto il ponte è stato soggetto a un attento restyling. Costo dell'intervento 70.000 euro, interamente finanziato con fondi comunali. Inaugurate ieri a Verona le nuove palazzine ATC, si tratta di 30 appartamenti suddivisi in due edifici. Le nuove palazzine sono in classe energetica A3, sono dotate di pannelli solari e fotovoltaici e di un sistema di recupero dell'acqua piovana. Gli appartamenti sono di varie dimensioni, in particolare B e trilocali. Dal 16 luglio al 6 agosto in Ossola, con tappe anche nel Verbano, torna il Festival Chitarristico e questa è l'edizione numero 22, un evento che vede protagonista la chitarra ma non solo, 15 concerti a ingresso libero che porteranno sul palco più di 50 artisti dall'alto profilo professionale e provenienti da tutta Europa, oltre che da Giappone e Albania, diversi anche i generi musicali. Il primo concerto in programma, dicevamo, il 16 luglio alle 21 avrà quale cornice la Chiesa Monumentale di Baceno.